Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale, il 27 gennaio appunto, perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa entrarono e liberarono il lager nazista di Auschwitz. Quando si aprirono quei cancelli, furono finalmente chiare al mondo le proporzioni di quella immensa tragedia. Tra il 1933 e il 1945 si stimano almeno 17 milioni di vittime dell'Olocausto, uomini, donne, anziani, anche i bambini, sì, perché non furono risparmiati neppure i bambini. 5 o 6 milioni di loro, ebrei. Oltre agli ebrei, furono vittime dell'Olocausto le popolazioni slave delle regioni occupate nell'Europa orientale e nei Balcani, prigionieri di guerra sovietici, oppositori politici, massoni, minoranze etniche, gruppi religiosi, omosessuali, portatori di handicap fisici e mentali. Ancora oggi, purtroppo, e nonostante ciò, ci sono persone che negano o minimizzano quanto accaduto. E invece noi dobbiamo continuare a ricordare, dobbiamo continuare a ricordarci di quali nefandezze è capace l'animo e il genere umano, quando è mosso dal fanatismo, quando è mosso dall'odio, quando è mosso dalle teorie aberranti. Ancora oggi fanatismo, odio, teorie aberranti spargono e mietono vittime, ancora oggi impediscono la pacifica convivenza, ancora oggi tanto sangue innocente viene versato. E dunque dobbiamo lottare ogni giorno perché Auschwitz rimanga soltanto un ricordo, per non ritornare a quei giorni, per non ritornare a quelle tragedie anche in chiave moderna. Dobbiamo combattere ogni giorno perché il dissenso rimanga un diritto. Dobbiamo combattere ogni giorno perché l'indifferenza non attecchisca.